Ammetto, avevo un po' di dubbi se portare effettivamente Power Wash Simulator, che tradotto dall'inglese vuol dire simulatore di idropulitrice. Sto gioco può sembrare una boiata, ma durante il mese di maggio ha letteralmente spopolato negli Stati Uniti. Praticamente dovremo ripulire da cima a fondo, in questo caso abbiamo un furgone, ci saranno dei giardini, addirittura, se ho visto bene, ci ritroveremo su Marte a ripulire il rover di Elon Musk, che mi ha chiamato l'altro giorno e mi ha detto: "Long, orco can, gavemo un rover su Marte tutto sporco, te gade andar sul pianeta e dargli una pulia che goglia sionisti, che se no noi me dai skate per la prossima missione". Perché Elon Musk lo sanno tutti che parla in questo modo, perché è di origini venete lui. È un gioco, mi dicono, molto ma molto rilassante per chi lo vede, per chi lo gioca ti fa tirare porchi supremi. Ma effettivamente, dopo che nelle scorse reaction vi ho fatto soffrire, un pochettino mi devo far perdonare e quindi sarà un video molto ma molto rilassante per la maggior parte di voi. E ribadisco, in questo gioco la pulizia viene presa molto ma molto seriamente, perché all'interno del gioco è presente ovviamente la valuta, ma anche il negozio. Tutti i soldi che guadagniamo li spenderemo per migliorare il nostro equipaggiamento, come ad esempio le nostre idropulitrici. Partiamo da quella di base, le cui statistiche sono un po' bassine, come potete vedere. Mano a mano che guadagniamo soldi potremo acquistare ad esempio quella di livello medio, che è decisamente molto più potente e rimuoverà lo sporco con maggiore aggressività, per poi arrivare a quella iper super professionale, che effettivamente dove tocca squarcia, è praticamente una spada laser fatta d'acqua, qualcosa di incredibile. Abbiamo anche i liquidi per la pulizia, che ci semplificheranno la rimozione dello sporco dalle varie superfici, come ad esempio il metallo, la plastica, la pietra, il legno, e poi c'è il pulitore universale. Tuttavia costeranno poco, una cifra. Ed infine abbiamo l'equipaggiamento, possiamo comprare diversi tipi di ugelli, la parte frontale, quindi per le nostre idropulitrici, che anche in questo caso ci semplificheranno la vita e renderanno effettivamente la pulizia molto più aggressiva. Potremmo aggiungere i vari saponi all'interno. Insomma, vediamo se riusciremo a ripulire questo furgone ad esempio da cima a fondo. Allora, la prima cosa che posso selezionare è il tipo di ugello. In questo caso ha un'apertura a zero, se notate bene, mi permette di rimuovere aggressivamente lo sporco. Tuttavia ci metterò una vita a ripulire l'intero furgone. Se passo al secondo invece, come potete notare, l'apertura è maggiore, ma la pulizia non sarà aggressiva, perché dipende ovviamente dalla pressione dell'acqua. Il tutto lo posso anche ruotare all'occorrenza, quindi in questo caso ripulire il lato del nostro furgone sarà decisamente molto ma molto più semplice. Se notate bene, l'acqua si asciuga lentamente. No vabbè, il livello di realismo è qualcosa di incredibile. Senti, prendiamo anche un ugello. Aspetta, com'è? Così, perfetto. A 40 gradi, in questo caso la pressione è praticamente inesistente, quindi dovrò ripassare sulla stessa superficie più volte. Infatti notate che lo sporco rimane sotto, e quindi devi fare avanti e indietro, avanti e indietro. O nel caso del vetro, ad esempio, direi di utilizzare quello a zero, così rimuoviamo lo schifo letteralmente da tutti i bordi. Praticamente noi verremo pagati quando abbiamo finito di ripulire una determinata area. Se notate in alto a destra dice 12% complessivo pulito, e in questo caso c'è anche un indicatore della finestra. La barretta pian piano si svuota. Quando io arrivo a zero, lui dovrebbe effettivamente brillare di luce propria, perfetto, a indicarmi che la pulizia di questa parte è completa. E ci danno anche $2 in questo caso, quindi possiamo anche guadagnare un po' di denaro direttamente mentre stiamo svolgendo il compito. Guardate che roba, la prima idropulitrice è uno schifo immane, ma non si può, dai! E alcune superfici sono veramente troppo sporche. Oh mio Dio, i cerchioni e gli pneumatici, guarda, sono in condizioni pietosissime, però ammettetelo, vi dà una soddisfazione incredibile. Il problema è che il getto d'acqua è direzionale. Inoltre, se io premo tab, posso vedere lo sporco, vedete che si illumina di luce propria. Come dicevo, il getto è direzionale, quindi se pulisco questo lato, non pulirò quest'altro. Quindi dobbiamo coprire effettivamente tutti i lati della relativa superficie. Il gioco è più o meno permissivo. Guardate qua davanti, che schifo! Per adesso purtroppo abbiamo solo $9. Sì, ma signore, scusi, come boia l'ha usato sto cavolo di furgone? Ammetto, sentire il dlin ti dà una soddisfazione non indifferente, ti fa capire che hai fatto un ottimo lavoro. Come ho detto, dobbiamo coprire tutte le angolazioni. Aspetta, aspetta, ci sarà. Guarda lo sporco da sotto. No vabbè, ma tipo sulle griglie è un incubo. Ma tu mi odi profondamente, gioco. E addirittura al centro dello schermo mi dice che ad esempio questa è cacca di uccello, mentre invece qua sono macchie di fango, il che vuol dire che dovremo probabilmente comportarci in maniera differente. La cacca d'uccello sarà più difficile da rimuovere rispetto al fango.
Oh, bellissimo. No, però ragazzi, cioè, rispetto a prima, potete notare che il furgone ha già un aspetto considerevolmente differente. Aspetta che do una pulita al paraurti. Oh mio Dio, si riesce anche a rivedere la targa. Aspetta, diamo una pulita anche sotto. Riesco ad utilizzare magari il getto un po' più grande, quello a 25. Ok, dovrò passare più volte. Però, oh, potete vedere che adesso è tutto decisamente molto ma molto più pulito. È il gioco perfetto per l'estate, perché ammettiamolo, se avete l'auto o un genitore con l'auto, quando fa caldo, ripulirla col getto d'acqua, con l'idropulitrice e via dicendo, ah, è qualcosa di veramente meraviglioso e decisamente molto ma molto rinfrescante. Ok, ho pulito anche il cofano, ottimo, aspetta, diamo priorità agli pneumatici, così mi danno un po' di dindini. Io posso mollare il lavoro in qualunque momento, ovviamente. La mia paga e le stelline in alto saranno determinate dalla nostra prestazione lavorativa. Però sentite il ding, che soddisfazioni che vi dà. Ok, ci è voluto più tempo del previsto, ma ho quasi pulito tutta questa fiancata. La portiera è a posto. Vetro, non ti ribellare. Dov'hai lo sporco? Guarda, gli angolini, perfetto. Anche lo specchietto retrovisore. Giusto, mi ero completamente dimenticato. Aspetta, vediamo se mi pagano per la fiancata. Ma temo proprio di no, mi pagano solo per il corpo dell'auto. Aspetta, però invece i fanalini posteriori sono dedicati, ottimo. Il problema delle idropulitrici, a mio avviso, è che sprecano decisamente troppa acqua. È un po' un crimine per l'ambiente. Perfetto, paraurti posteriore a posto. Ah, abbiamo pulito solo il 65%. Aspetta che mi hanno anche messo una scaletta, che oh mio Dio, è pieno zeppo di cacca d'uccello qua sopra. No! Perfetto, con il getto a quanto siamo? 15 gradi per adesso. Riusciamo a pulire tranquillamente tutto. Casomai, vediamo se con quello a 25 riesco a fare la fiancata. Sì, quantomeno la pulizia generale della fiancata la posso fare senza troppi problemi. Poi casomai mi divertirò a passare i punti in cui lo sporco è decisamente molto più ostico. Ah, per inciso, non so se si nota, questo tecnicamente è il mio furgone. Sto pulendo il mio furgone, porco cane. Devo dare il bell'esempio ai miei clienti. Eventualmente possiamo anche spostare l'equipaggiamento, perché ci dà fastidio. Vedete che non riuscivo a pulire la parte qua dietro. Ottimo, abbiamo quasi ripulito tutta la portiera. Mamma mia, questo sporco è veramente molto ostico. Dobbiamo arrivare al 100%, è una questione di principio. Aspetta, abbiamo ovviamente lo specchietto retrovisore. E voilà, che spettacolo. Ok, abbiamo ripulito l'88%. Credo che mi manchi ancora un po' il dietro del veicolo. E poi ovviamente il maledettissimo tettuccio, che sarà la parte un pochettino più ostica. Lo sporco attorno ai finestrini è veramente proprio una cifra ostico. Perfetto, anche il dietro è quasi a posto. Mi ero dimenticato il sotto del paraurti. Sicuramente il gioco mi avrebbe rotto le scatole, non poco. Ottimo, veloce pulita allo pneumatico. Gioco, non sta a fare il precisino, dai, a posto. L'89% salgo di prepotenza. Aspetta, mi devo anche abbassare, sì. Vai, è sul tettuccio. Ok, ce l'ho fatta e non mi devo neanche abbassare. Qui la cacca d'uccello si spreca. Oh, lei, aspetta che giriamo. Così è decisamente molto più semplice. A parte che sti veicoli sono completamente riflettenti. È qualcosa di incredibile. Ti fanno apprezzare davvero il tuo lavoro e la pulizia. Avrò sprecato più o meno 826 euro di acqua. Per adesso non prendo i prodotti di pulizia, perché questo sporco non è neanche tanto ostico. Yeah, ce l'abbiamo fatta! Lavoro completato! Yay! Maronne! No, beh, ragazzi, ma che spettacolo rispetto a prima. Non sembra neanche lo stesso veicolo. Mi sono autopagato probabilmente $150. Ci sono anche i nani da giardino che ci devono morire male. Ah, volete godere, ragazzuoli? Ho scoperto che c'è anche la preview della pulizia, ovviamente ad altissima velocità. Qui adesso stiamo pulendo l'altro lato e... guarda, è spettacolo! 5 stelle, no, il movimento è solo 5 stelle normali, e $150 che mi permettono di comprare, penso, nulla, perché quello medio mi costa $1250. E vabbè, ma che idropulitrici costose, santo cielo. Come vi dicevo prima, se vogliamo usare anche i detergenti per semplificarci la vita, dobbiamo comprare tuttavia il contenitore del sapone, che già mi costa $75. E abbiamo anche un ugello che ruota praticamente, aumentando l'area d'effetto senza ridurre la pressione. Dobbiamo fare attenzione, perché non tutto può essere montato sulle varie idropulitrici. Quindi, come dicevo, dobbiamo fare molta attenzione. In questo caso aumenta il raggio senza troppi problemi. Ah,
lo compro per $25, voglio dire. Perfetto, allora ritorniamo al menu principale. Anzi, fatemi fare un salto veloce veloce su Marte a pulire il rover. Devo cercare di fare buona figura con Elon Musk, si sa mai, che mi dia l'appalto della pulizia di tutti i suoi rover su Marte. Ora, come io sia arrivato fin qua è un mistero. Ehi, ehi ciccio, Elon, smettila di sbirciare, porco cane, fatti i cavolacci tuoi. Scusate, mi sono fatto distrarre. Allora, come potete vedere, il rover ha tante piccolissime parti, quindi riuscire a pulirlo da cima a fondo sarà un po' un incubo, però tendenzialmente dovrebbe essere polvere marziana e anche della poltiglia. Oh mio Dio, ci sono gli slime su Marte, ma vabbè, dettagli. Volevo provare il nuovo ugello, quello rotante. Inoltre, se premo 2, possiamo anche montare eventualmente le varie estensioni. Così è quella di base, questa invece me lo stenderà un attimino. E poi c'è l'estensione lungherima che mi permette di sparare da elevata distanza. Ma che spettacolo! Questo nuovo ugello rotante ci permetterà di rimuovere lo sporco più ostinato senza perdere troppa pressione, come dicevo, aumentando la superficie. Tuttavia, se mi avvicino troppo dovrei avere problemi con la nostra idropulitrice. Allora, come dicevo, è polvere marziana, quindi forse possiamo già usare l'idropulitrice con l'ugello a 25 gradi e pertanto non dobbiamo passare ore e ore a grattare le stesse superfici. Vediamo un po'. Sì, in effetti la mia teoria sembrerebbe essere corretta. Allora, partiamo direttamente. Aspetta, accorciamelo un attimino. Perfetto. Dalle ruote del rover devo pulire anche i cerchioni dentro e fuori. Vabbè, Elon, te pretendi troppo. Ho capito che c'hai soldi, ciccio, ma io tiro i porchi qua, ho anche altri clienti oltre a te. Ok, non è neanche poi così male. Abbiamo già ripulito l'11% del veicolo. Sì, lo sporco non è poi così ostinato. Il problema è che, come ho detto, è tutto direzionale, quindi devo anche passare da dietro in modo tale da pulire l'altro lato delle superfici. E vabbè, per fortuna che abbiamo l'abilità di poter individuare lo sporco a distanza, altrimenti saremmo nella M più totale per riuscire a capire quali angolini millimetrici ci siamo dimenticati. Elon, spero tu stia guardando, va che spettacolo, mi raccomando, voglio tutto l'appalto. Aspetta, ruota, perfetto, questo dovrebbe essere abbastanza facile da pulire. Il problema è che non mi pagano, come ho detto mi hanno assunto temporaneamente solo per dimostrare che sono un valido acquisto per la ditta. Anche perché gli costerà un botto mandare ogni volta su un uomo delle pulizie a ripulire i vari rover. Perfetto, guarda, abbiamo praticamente ripulito anche tutta la zona frontale. C'è ancora un po' di sporco in giro. E che c'ha troppi anfrattini anali sto cavolo di rover. Guarda che roba, ormai le superfici adesso riflettono tutta la luce del sole. Anzi, il rover è alimentato dai pannelli solari, quindi diamogli una pulita veloce veloce, altrimenti mi si scaricano le batterie. Cioè, da dove io stia prendendo l'acqua per pulire non ci è dato sapere, perché voglio dire, siamo su un pianeta in cui l'acqua non è proprio la risorsa primaria. Ma vabbè, dettagli. Guarda, era sporchissimerrimo. Ok, molto meglio. Aspetta che pulisco anche l'altro lato. Con quanti ding non me l'hai detto? Questo gioco è molto più satisfactory del satisfactory originale, su cui non tornerò perché mi richiedeva 15 ore per un episodio, ragazzi, quindi inutile che me lo chiedete nei commenti. E nonostante il mio impegno, guardate che roba, ci sono tutti gli angolini, quelli più strettini, che sono ancora lerci da far schifo. Aspetta che c'ho la ruota qua davanti che rompe i maroni. Diamo una pulizia. Allora, prima di tutto in maniera più ordinata, quindi puliamo le ruote. Perfetto, il cerchione non ha suonato. Ottimo. E anche quelle da quest'altro lato. Elon, porca boia, c'ho il rover che rompe i maroni. Aspetta, qua è sporco. Qua è sporcherrimo, non me ero accorto. Perfetto, Elon, come ho detto, è un attimino ossessionato dalle pulizie. Elon è ossessionato da tutto, visto che i ricchi si possono permettere di essere ossessionati da cose completamente futili come la pulizia del rover su Marte. Ma vabbè, dettagli. Ok, mi resta solo una ruota. Scusate che c'ho sto sgabello che rompe i maroni, ma proprio una cifra. E almeno le ruote le avremo ripulite. Ale, da cima a fondo. Questo è sporco, sì, questo è tutto sporco. Credo che siano pannelli solari anche questi. Parco cane, che se gli si scarica il rover, va che mi denunziano a me. Mi dicono, Lon, devi ritornare su Marte a ricaricare le batterie. E no, c'è ancora un bel po' di sporco. Ok, su questo. Il corpo quanto ha? Dovrebbe essere quasi pulito da cima a fondo. Aspetta, mi dice che il braccino è sporco. Vabbè, Elon, dai, ci sono giusto un paio di grammi di sporchino qua e là. Cosa vuoi che sia? No, perfetto, ok, questo è a posto. Oh mio Dio, la telecamera frontale è lercissima. Non mi ero accorto. Ok, guarda la sagra del ding. Ribadico, se mi avessero pagato probabilmente ci avrei guadagnato proprio una cifra di denaro. Almeno la trasferta, sono dovuto venire su un altro pianeta per ripulirti il rover. Ok, ci sono queste parti un po' più piccoline. C'è anche questo. Ok, Elon, dai, guarda che roba, 88%. Allora, datemi un secondo che volevo anche dare
un'occhiata in giro per vedere se troviamo qualcosa di nascosto su Marte. Oh! Ho trovato il gnomo da giardino! Maledetto gnomo da giardino, tornatene sulla Terra, maledetto! E questo che cos'è? Un portellone? Anzi, un porcellone. Ok, proviamo a ripulirlo con il getto da 25, se no tra un'ora siamo ancora qua. Perfetto, aspetta, aspetta. Il portellone faceva parte degli oggetti da ripulire su Marte? Elon, perché queste cose non me le dici? Hai trovato già le razze aliene, maronne. Guardate come riflette la luce ora che è pulito. E voilà! Meraviglioso! Anche il nostro nano da giardino, un gnomo da giardino, prova tantissimo. Ciccio, vai a esplorare Marte e non rompere i maroni. Allora, Elar, porco cane, basta, ti ho detto. Abbiamo ripulito il 98%. Ci manca ancora un po' di schifo negli anfratti anali più piccolini. Anzi, aspetta che prendo il getto, quello nuovo, così non ci metto una vita. E dopo un'ora che il Delon Gamer girava come un pirla, cosa scopre? Che lo pneumatico laggiù era ancora un pochettino sporco. Vediamo un po' se ce la facciamo a raggiungerlo, perché dall'esterno purtroppo non posso passare. Dai, Elon, non facciamo i precisini. C'ho il getto d'acqua instabile, mi schizza da tutte le parti. Maronne, quanto l'odio quel tizio. Sono finalmente riuscito a ripulire la ruota. Adesso praticamente mi sono messo a spruzzare acqua letteralmente su qualunque cosa. E prima o poi vedrete che farà ding e mi dirà: ok, lavoro completato. Un ding l'ha fatto ma non mi ha detto lavoro completato. Sarà sicuramente uno di questi. Sarà sicuramente uno di questi che ci avrà un centimetro quadrato di sporco. Ok, sono 20 minuti che sono al 99%, volete ridere? Ho scoperto che possiamo andare sui dettagli e ti dice quale parte non hai pulito. Quindi probabilmente è uno dei cerchioni, da quello che ho capito. Oh, gioco, ti sto per odiare profondamente. Qual è il cerchione che non hai ripulito completamente? È sicuramente quello. È sicuramente quel piccolo bastardo di cerchione lì in cui non riesco a raggiungere tutti i punti perché non posso rimuovere sto supporto esterno. Dannatene, dove lo sporco? Sporco! Vieni fuori ed affrontami! Porco cane! Oh, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! C'era una macchiolina di un millimetro quadrato! Ce l'ho fatta! Elon! Venera il mio getto, porco cane! Ok. Mai più, signori, mai più è stato un incubo! Non dico altro, guardate però che spettacolo di lavoro! Mi viene da piangere mezz'ora solo per ripulire sto coso, ma non si può. Ok, ritorniamo alla modalità carriera, perché adesso dobbiamo ripulire il retro di un giardino. Mi prendi per il chiurlo? E mi pagheranno solamente 400 dollari. Ma in che stato è sto giardino? Oh mio Dio! Cosa avete combinato qua, signori? Già mi ci sono voluti 7 mesi per andare su Marte e altri 7 mesi a tornare indietro e non ci ho guadagnato nulla. E al mio ritorno sulla Terra trovo questo lavoro. Io ho capito che devo pagare l'affitto, ma non sono così disperato. Guarda! È tutto sporcherrimo! È tutto lercio, pure la macchinina dei bambini, il barbecue. Cosa avete combinato qua? Oh, è arrivato qualcuno, non lo so, con una cisterna piena zeppa di fango e schifo e ha detto: sì, vai, schizza dove ti pare e piace. Pure la cuccia del cane, dove è finito il cane? Il cane si è rintanato dentro. Il cane è spaventato, porco cane. Vediamo un po' se posso fare un po' stile vandalo. Aspetta, aspetta, vediamo se qua fare le scrittine sulle pareti. Lo faccio in inglese perché ci mettiamo effettivamente molto meno tempo. Ecco, non sono un artista, però effettivamente questo wash me, dai, è di prima qualità. Perfetto, approvato, me ne vado e non voglio più continuare questo lavoro. È un miracolo che i bambini quando giocavano in giardino non si siano presi altro che il tetano. Anche l'ebola, porca di quelli per porca. Perfetto, non mi dire che devo pulire. No, gioco, non fare il bastardone che devo mettermi a pulire anche tutti i cerchioni e tutto lo schifo come se fosse una macchina vera e propria, eh. Non farmi incocchiare. Aspetta, 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 che qua sopra è lercissimo. Praticamente fatto tutto e voilà! Ok, macchina ripulita da cima a fondo. Eh beh, rispetto a prima ci sono delle evidenti differenze. Guarda il patio in che stato è. Ok, se uso un getto da 15 ancora ce la facciamo senza dover ripassare. Oddio, in alcuni punti ci sono delle macchie ostinate che non so nemmeno io cosa sia. Probabilmente è l'olio del barbecue. Tuttavia, se uso un getto a 25, oddio, qui ancora ce la faccio senza troppi problemi. Tuttavia, se ci spostiamo sotto, no, vedete che alcune macchie sono molto più resistenti delle altre. Allora, intanto diamo una pulita che anche vada. Butto su qualcosa da mangiare, che porco cane. Oh, 7 mesi di viaggio sono lunghi, non avevano troppi snack a bordo dei vari razzi degli shuttle. Ok, decisamente molto meglio. Tuttavia le manopole sono piene di sporco ostinato. Ha deciso di rimanere lì, ha detto: questa è casa mia, ormai mi ci sono affezionato. Che mi sa che è meglio passare a quello a zero. Vediamo un po', perché è un po' di sporco. Oh, non riesco a toglierlo. Adesso
è decisamente molto meglio. E voilà, signore e signori, in soli 5 minuti abbiamo ripulito da cima a fondo questo barbecue. Ho dovuto anche ripulire il tanicozzo. Un incubo incredibile. Cioè, abbiamo appena ripulito il 3%. Ragazzi, è abbastanza ovvio che mi ci vorrà un'ora di gioco solo per ripulire sto cavolo di posto. Ma che disastro! No, 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 dobbiamo assolutamente utilizzare degli additivi. Wow, mi hanno dato un dollaro per la stellina. Vediamo un po' se ripulisco il vaso. Mi date un dollaro anche per questo? Ripuliamo anche la campana. Ciao, micio. Cosa fai là sopra? No, il micio resiste a quanto pare. Il micio ha detto: oh mio Dio, è stato il gatto! Ora sappiamo chi è il colpevole. La finestra invece ha uno sporco molto ostinato. Guarda che disastro. Il bello è che i miei hanno comprato anni fa una di queste casette in legno e gli hanno fatto la multa perché devi metterla solamente sui confini della tua proprietà. Se la metti al centro ti fanno la multa praticamente. È una roba assurda. Ma perché lo Stato deve guadagnare su tutto? Le leggi quelle stupide e inutili. Direi di comprare un pulitore per legno. Eccolo qua, compra, perfetto. Vediamo un po' come si utilizza. In teoria devo andare qui, perfetto. E dovrò selezionare, presumo, il tipo di liquido. Ok, vediamo un po' se adesso... sì, mi sembra che agisca molto più rapidamente. Ma l'indicatore in basso a sinistra sta scendendo alla velocità della luce. Signori, io ho speso 10 dollari per sta cavolo di boccetta. Mi pare un po' eccessivo. Ho già fatto fuori metà. Mi ho già fatto fuori metà. Ok, devo darmi una mossa cercando di non passare troppe volte sugli stessi punti. No, 29% veloce, ciccio. Ok, il suo lavoro lo fa. Non ci possiamo lamentare. Gatto, se mi caghi porco cane sulla casetta ti picchio male. E dimmi che non si dica, ha raggiunto lo 0% e siamo costretti a ritornare al nostro lavoro manuale. E ho appena buttato via 10 dollari di prodotto. A finestra! E quanto si lercia? Cioè, non dico altro, ragazzi, 10 boia di dollari. Voglio onestamente sapere come boia hanno fatto a ridurre sto posto in sto modo. Perché guardate che roba, io devo andare a pulire anche lì sotto. Cioè, quanto mi ci vuole? 826 anni. Dai! Porco cane. Ok, facciamo un piccolo salto in avanti, ragazzi. Adesso mi diverto a passare i prossimi, non lo so, 10 minuti a ripulire sto schifo. Scusa, No, vabbè, ma il tettuccio... Beh, il tettuccio si sta pulendo? Ah, ok, era scuro già da prima. Gatto, ti passo un'idropulitrice a dimensione felina e mi dai una mano. Avanti, renditi utile, creatura immonda. Ok, devo dire decisamente molto meglio di prima. E no, non ho finito di pulire, ma assolutamente poco per niente. Però dai, guardate che spettacolo. Gatto è ancora là sopra, tranquillo, tranquillo. Lui, purtroppo per me questo capanno è diventato il mio incubo personale. E mi hanno un po' pagato, non dico di no, soprattutto pulendo le varie parti. Ma ribadico, sono tutti dei ricchi bastardi. Aspetta un attimo, posso ricordarmi anche di andare sui dettagli? Oh, maronne. Perfetto, in men che non si dica, anche gli uccellini possono ritornare nella loro bellissima casetta. Erano fuggiti in preda al panico. Signori, non abbiamo ripulito praticamente nulla fino adesso. Ah, il dondolo io lo adoro alla follia. Ah, è bellissimo. Come l'amaca. Anche perché non ho mai capito perché la gente non riesce a salirci sopra. Sono anche degli oggetti veramente molto rilassanti, soprattutto d'estate. Beh, al giorno d'oggi ti mangiano vivo le zanzare tigre. Ma vabbè, dettagli. Ma per il resto ti puoi mettere in tutta tranquillità a leggerti un libro o star lì col gatto. Porco cane. A parte che io ho avuto il cane che mi ha vomitato sopra il dondolo. No, era sopra l'amaca, ora che ci penso bene. E col vomito mi ha sciolto le corde. No, non sto scherzando. Mi ha corroso e sciolto completamente le corde. Sono sicuro che agli iscritti più un attimino fissati con le pulizie piacerà un sacco. O probabilmente gli salirà il porco perché... Ah, Lon, hai lasciato la macchionina di un centimetro quadrato. No, no, che altro centimetro quadrato. Ci sono macchioline dappertutto, è scritto. È un incubo. E mi sono appena ricordato che ho anche la scaletta alta tipo 10 centimetri, quindi la scaletta più inutile del mondo. Olè. Che tuttavia mi permette di dare una ripulita anche ai tettucci. Oh, rispetto a prima c'è una considerevole differenza, ci sono ancora un po' di punti, un attimino lerci. Grazie di avermi pagato gioco, perfetto. Cioè, se fossimo pagati letteralmente in questo modo sarebbe un incubo. Ogni volta che completi in mezzo compito arriva il tuo datore di lavoro. Ecco, prendi altri 2 euro per quello che hai fatto. Anche se siamo onesti, è già tanto se oggigiorno ti pagano. Ma vabbè, dettagli, non posso salire sul tetto, vero? Non ci avevo pensato, aspetta un attimo. Mi sembra di vedere le impronte del gatto. Gatto, porca di quelli per porca, ti picchio male io, Gioco, fammi ding, dammi soddisfazioni. Olè!
Non offendere il gatto. Ah, porco cane, si stetto, ho fatto un salto. Eccolo lì il gatto, guardi, glielo bagno tutto. Miccia, scendi da lì, porca di quelli per porca. Non mi sta dando neanche una mano. Ma... non mi picchi, mi ha talpato tutto. È stato chiaramente... è stato chiaramente il gatto. E fa bene. Oh mio Dio, c'è ancora sporco. Assistente, guardi, quando io faccio così si vede lo sporco. Cosa hai scritto là? Lavami. Come quelli che arrivano dietro la tua auto e pensano di essere simpatici. Sono qua già da più di 40 minuti e questo è quello, che mi sta da pulire. Bravo, bravo, talpa tutto. Assistente, vado a talpare in giro, brava. Io intanto mi diverto a ripulire cose. No, aspetta, mi faccia finire quel cavolo di amaca qua, di dondolo. Ok, ci è voluto un sacco di tempo, però, signori, non vi viene voglia di salirci sopra e godervi un bel pomeriggio? Oh, adesso poi che siamo in estate, le grandi soddisfazioni. Ammetto, quel tetto mi spaventa. Per adesso lasciamolo stare. Allora, la falcia erba, ammetto, sarà piena zeppa probabilmente di sporco, quello incollato male male. Tipo il grasso, l'erba appiccicata. Speriamo che il gioco non sia così esigente. Sicuramente sarà così esigente. Oh mio Dio, ma i riflessi sono reali in tempo reale. Guarda che roba, se mi giro. Sì, sì, è proprio il riflesso della casa. No, non pensavo. Gioco più realistico del previsto. La cosa strana è che è praticamente uguale al falciaerba che avevano i miei genitori. Che costava peraltro un botto e è durato tipo una vita. Ma vabbè, dettagli. Oddio, lo sporco non è neanche così ostinato. Aspetta che casomai mettiamo il getto da 25, perché sennò tra un anno siamo ancora qua. Mi piace che hanno sporcato tutto di un unico colore. Cioè, le macchie sono un po' monocromatiche, ma vabbè, dettagli. Aspetta, il motore è ancora allergico, il motore sarà sporco letteralmente dovunque. Perfetto, ripulito, manca anche la parte sopra dei comandi. Sì, potete vedere che sono molto ma molto sporchi. E che ribadisco, bisogna rispettare ogni lato. Però, salvo intoppi, vediamo un po', è tutta pulita. Oh, posso anche falciare il prato, no? Non fa parte dei miei compiti. Allora, nessuno ha pensato al povero cagnolino che si è rinchiuso là dentro ancora mesi fa, porco cane. Tranquillo, cane, ci penso io a te, fido. I tuoi padroni probabilmente ti hanno abbandonato. Secondo me li hanno fatti evacuare, porco cane. Questa deve essere della muffa tossica, santo cielo. Devo pulire anche la ciotola. Mamma mia, va, che spettacolo. Ammetto, le texture di sto gioco sono di un realismo veramente incredibile. Il suono dell'idropulitrice invece dopo un po' comincia a rompere i maroni, eh. Ma vabbè, dettagli. Mi hanno dato un nuovo lavoro nel frattempo. Che è un nuovo lavoro? Dovreste farmi una statua. Nessuno si sarebbe mai messo a pulire sto posto se non fosse che dopo un anno e mezzo passato ad andare avanti e indietro su Marte, eh. Porco cane, c'ho di quei debiti veramente incredibili. Dai, e ci vuole un'ora qua. C'è anche la cacca d'uccello ovviamente sul tetto. Ecco perché ci sto mettendo tanto a ripulirlo. Olè, perfetto, dimmi che la cuccia è completamente pulita. Io direi di sì, mi ritengo molto ma molto soddisfatto. Ogni tanto riesco anche a pulire la zona qua in parte, che onestamente speravo di fare per ultima, per il semplice fatto che è una superficie gigantesca e alcune parti sono più ostiche delle altre da pulire. Aspetta un attimo, sto talpando io? Oh mio Dio, sto lasciando le talpate con le scarpe? Dobbiamo fare molta attenzione soprattutto nelle zone bagnate, altrimenti, come giusto che sia nella vita vera, è uguale in effetti. Rischiamo di risporcare la superficie con le nostre scarpine. No, vabbè, dai. Non voglio neanche pensare a questo. Vediamo un po'. Oddio, non è così male. Oh no, è peggio. Mi sa che qua mi conviene usare l'ugello, quello rotante. Soprattutto per lo sporco più ostinato. E vabbè. Sì, ma... un anno per riempire sto stagno. A parte che fa strano vedere il giro strano di questo oggetto. E scusa una cosa, ma se ci metto poco tanto ma ci passo più volte... Forse tiro meno porchi. Poi sto tizio sbrissia che uno spettacolo. Vabbè che c'ho lo schifo sotto i piedi. Però mi piace l'effetto prima barra dopo che otteniamo passando il getto dell'acqua. Però alcune zone sono proprio tanto ostiche. Ok, ci sono voluti 10 minuti ma ho finito di pulire la parte inferiore del nostro laghetto. Infatti potete vedere che non c'è la benché minima traccia di schifo. Il sopra quei sassi invece è un altro paio di maniche. Forse mi converrebbe usare un detergente per pietre. Abbiamo 100 dollari. Senti, vediamo di spenderli a sto punto, perché sennò tra un'ora siamo ancora qui. Preferirei usare un detergente universale, ma vabbè, per adesso ci accontentiamo. Perfetto, mettimi quello per pietre. Vediamo casomai di inaugurarlo direttamente qua sotto. Vediamo un po'. Oh maronne! Questo funziona decisamente proprio una cifra bene. Perché non l'ho utilizzato prima? Mi sarei risparmiato un bel po' di lavoro. Guarda il fondo dello stagnetto. Peraltro con quanti livelli aveva sto buio di stagno. Ok, 10 dollari spesi veramente proprio una cifra bene. Guarda anche qui. Che spettacolo. No, è finito.
Purtroppo è finito. Però dai, rispetto a prima, la rottura di scatole che adesso devo ripassare sulle zone che invece non sono venute pulite in maniera uniforme, perché quel getto è un po' a spruzzo. Oh mio Dio, ho appena fatto il 34% e oltre un'ora che sono in partita solo per sta cavolo di mappa. Però signori, ribadisco, ci vorrà un sacco di tempo, ma guardate adesso le scale tutte belle ripulite. E ho anche passato buona parte delle pietre del laghetto. Non vi dico neanche il tempo, c'è ancora un po' di sporco ostinato qua sotto. Purtroppo, peccato che la vista, quella raggi X dello sporco, non rimane accesa tutto il tempo, altrimenti mi semplificherebbe la vita e non poco. Cioè guarda, c'è pure lì sotto che in teoria sono texture buggate, dovrei arrivare. Non stiamo ad esagerare. Più che altro ci sono anche questi cavolo di bordi, questi margini qua che sono fetenti nel profondo. E non riesci a passarli tutti in una volta, devi passarci più volte a meno che non usi il detergente per pietra. Ma no, no, e poi no. Cioè, se no, di questo passo praticamente io pulisco le case gratis. Oh maronna, c'è pure il muschio. C'è pure il cavolo di muschio, no. Però dai, ok, non è così difficile come potete vedere. Siamo onesti, è abbastanza ovvio che questo gioco sia stato sviluppato dalla lobby degli inservienti e di tutti quelli che lavorano nel settore dell'igiene, soprattutto nel settore pubblico. Ok, il muretto l'ho praticamente finito. Il legno è bastardo solo per una cosa, un concetto molto semplice, che io ripulisco dritto, ma poi devi colpirlo anche lateralmente, perché ovviamente ci sono i lati delle varie asticelle. E porco di quel super mega porco cane. Spero appena possibile di avere abbastanza soldi per comprare quella di secondo livello, che dovrebbe avere molta più potenza. Però dai, con un po' di olio di gomito e un sacco di prodotti e porchi, potete vedere la netta differenza. Ammetto, molto ma molto satisfactory tutto ciò. Ah, ribadisco, sarà rilassante per voi, ma vi giuro mi stanno salendo i peggio porchi e l'odio verso lo sporco. Volete vedere una cosa divertente? Questo gioco è talmente tanto direzionale che i getti d'acqua passano attraverso, come potete vedere, i vari buchini e raggiungono la superficie dall'altra parte. Ho utilizzato il getto, quello potente singolo, e sono riuscito a ripulire in linea retta praticamente le zone da questo lato. Maronne. Ok, allora mi resta, come potete notare, l'altra parte di sto cavolo di barrierina in legno. Lì adesso non mi vengono neanche più i termini. Ho i neuroni che hanno smesso di funzionare molti litri d'acqua fa, siamo onesti. Ottimo, questa zona l'abbiamo ripulita completamente, tranne i paletti. Oddio, i paletti sono una cosa a sé stante. Ecco perché non hanno brillato di luce propria quando ho passato il getto d'acqua, perché forse ho lasciato qualche... Eccolo lì, qualche zona ancora da pulire, quindi forse anche questo. No, questo sembra pulito. Devo poi guardare le varie percentuali. Siamo onesti, ragazzi. Qua... Quanto mi manca ancora? Mi manca ancora tanto. Dicevo, qua mi conviene riprendere il pulitore per il legno. Vabbè, ma non posso ricomprare... Lo puoi comprare una sola volta? Vabbè, ma mi prendi in giro? No, io gioco, ma ti odio proprio un sacco nel profondo. Quindi devo divertirmi a fare tutte le superfici di legno a manina? Ma tra un anno siamo ancora qui. Oddio, questo sembra anche abbastanza facile da pulire. Quindi non mi dovrei lamentare. Sì, la barretta sta scendendo molto rapidamente. Sarò onesto con voi, mai e poi mai mi metterei a fare un lavoro del genere, per il semplice fatto che prima di tutto vuol dire che il DeLong Gamer è uscito di casa, che è un evento più unico che raro, onestamente. Inoltre, star ore e ore sotto il sole cocente, ho capito che ti rinfresca l'acqua. Però, porco cane, oddio, devo mettermi a pulire anche le roccine. Una a una? Ad averlo saputo avrebbero fatto ding prima. E forse col detergente universale riusciamo a effettivamente semplificarci la vita, non dico di no. Però dai, cioè, questo è un lavoro, è un gioco per sadici bastardi, eh. Secondo me ci sono gli sviluppatori che guardano le statistiche e dentro di loro godono per aver creato un gioco che mi ricorda quello del... Ti ricordate il tizio dentro il vaso che deve arrivare in cima e si muove con un martello? Quello Bennett Foddy lì, come poi si chiamavano? Si chiamava? Ecco, un gioco che io mai e poi mai farei. Perfetto, nel frattempo abbiamo 3 stelle. Maronne. Dai, non dovrebbe mancare molto. Perfetto, questa è fatta. Ho anche quasi fatto la parete. Quanti porchi, gente. Però la zona qui dovrebbe essere ripulita da cima a fondo. Resta ancora un 35% di porchi supremi. Gatto, non ridere, porco cane. Non mi ero accorto che c'era anche un'altra zona qua dietro. Siamo al 79%. Mi sono perso purtroppo il 69%, che sarebbe stato interessante. Mi facevo il selfie con l'idropulitrice. Vuol dire, stiamo pur sempre schizzando. Ma l'abbiamo resa anche troppo sporca, non come battuta, perfetto.
Non mi resta che ripulire il muretto qua sotto. Oh, grazie gioco che me l'hai abbonato praticamente. Oh, i proprietari secondo me se ne sono andati un sacco di tempo fa, ribadisco. Hanno capito che non valeva la pena. Comunque sì, come dicevo, dovremmo aver sbloccato, fammi vedere una cosa, un bel po' di lavori, dice gioco. Quindi devo pulire un parco giochi e una motocicletta. Guardate, me la segno casomai per i prossimi episodi, perché visto che sono in partita da oltre 2 ore, non è stata una buona idea, Sto gioco decisamente non è stata una buona idea. Però, allora, facciamo quella zona là, che secondo me è più fattibile rispetto a tutto il portico, e mi dà decisamente molte più soddisfazioni visive. Ok, dovrebbe mancare veramente molto poco. Sparisci muschio maledetto. Sì, non mi chiedere di pulire anche sotto. Guarda che vuole, che ovviamente che pulisco anche sotto. Grazie, questo me l'hai abbonato. Abbonato, scusate, come ho detto l'italiano comincia a sfuggirmi purtroppo dopo un po'. Ok, devo fare anche le parti più esterne. Guardalo, guardalo, guardalo. Questa invece no, questa dice te la fai tutta l'on. Mi sento bastardo nel profondo, a meno che non siano cumulativi. E quindi, c'era l'angolino dove ho pulito un po' di meno. Yay! 4 stelle le abbiamo raggiunte nel frattempo. Ok, non manca molto. Ancora un po' di parti sporche. Ti prego, gioco, fammi bling. Fammi ding. Ne ho un bisogno carnale, non ne posso più. Mi sto cuocendo la vita qua sopra. Yay! Ok, anche questa l'abbiamo ripulita. Da cima a fondo, cos'è che ci resta ancora? Tendenzialmente, sì, la zona del porticato con tutto sto schifo, che onestamente sembra come se la zona sia andata a fuoco. No, davvero, mi dà la stessa identica impressione. Aspetta, aspetta, oh mio Dio, non mi dire che l'ombrellone è sporco anche sotto. Ma io che razza di domande faccio, santo cielo? Per fortuna che il tessuto basta che lo passi un'unica volta. E in men che non si dica, potete vedere che voilà, lo sporco sparisce, beh, più o meno, Ok, l'ombrellone l'abbiamo ripulito, restano solo i supporti che purtroppo sono lerci da far schifo e presumo che ovviamente avranno magari un ding dedicato a... Aspetta, aspetta, non vorrei che fosse tutto collegato anche al sotto del tavolo, siamo arrivati al 90%. Sì, ma ribadisco che per 400 dollari rompersi tanti maroni non vale la pena, ma piuttosto vado a fare certi lavori non proprio raccomandati dallo Stato lungo le autostrade, a buon intenditor poche parole, Perfetto, ho ripulito già tutte le sedie, credo forse anche il tavolo, perfetto. Oh, no, manca ancora una sedia. Aspetta, andiamo di getto pesante, ottimo, decisamente molto meglio. Oh, come siamo qua? Il pavimento? Tutto? L'ho fatto veramente tutto, ormai ho perso la cognizione del tempo e dello spazio, di ciò che ho fatto e di ciò che mi resta. Il fatto sta che siamo al 98%, quindi non mi resta che ripulire sto muretto. E il gioco è fatto. Oddio, col getto grande ci vuole veramente un sacco di tempo. Siamo passati da wow, un gioco veramente interessante, intrigante, a il gioco che mi ha fatto odiare ogni forma di vita sulla faccia della terra e soprattutto le pulizie. Passami il getto piccolo perché di sto passo fra un anno... sono ancora qua. E il bello è che dopo, lo so molto bene, scoprirò che ho lasciato indietro 1 cm² di sporco da qualche parte. Ci vorrà un'ora per ritrovarlo. Dai, gioco! Ok, è passato un altro quarto d'ora e ho scoperto che devo addirittura ripulire il sopra di sti cavolo di cosi. Oh, santo cielo. E ancora non ho trovato quello all'81%. Ha qualcosa a che fare con il prato? Ma non so... Oh mio Dio, mi ero completamente dimenticato di sta zona. Ok, salvo intoppi, dovrebbe essere l'ultima cosa da fare, quindi sto per sentire quel bel rumore. No, 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 non scherziamo. Ho pulito tutto, non può mancare nulla. Fence tops. Manca ancora la parte superiore di uno di sti cosi da qualche parte. Ce ne sono ancora un po' di batteri o germi. Sarà sicuramente questa, pulisci tutto. Oh, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta, era quella qua in parte. No, ragazzi, mai più. Mai più, mai più, mai più. È stato un incubo gigantesco. Il gioco te lo fa sembrare semplice. Per me è passata 1 ora e mezza praticamente. Yay! 5 stelle, 400 dollari. Sono così contento che trattengo a stento l'emozione. Gente, io direi che per questo traumatico episodio ci possiamo fermare qua. Anche perché devo correre a montare sto video. Spero che vi sia piaciuto, soprattutto che vi abbia dato molta soddisfazione. No, io questo no, no, ma voi siete scemi nel cervello. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vengo a casa vostra e ve la sporco da cima a fondo, ve lo giuro. E noi ci vedremo eventualmente in un prossimo video. Un saluto anche a Elon Musk, ciao Elon, ciao ciao!